mio lavoro è stato seguito in Villa Miari, ho seguito in Villa Miari e ho lavorato come tuttofare con due cari ragazzi, Giuseppe e Giovanni. Abbiamo fatto un po' insomma di tutto, tra dare pittura, da cambiare le ruote delle carrozzine, buttare le gomme oppure grattare la ringhiera, insomma un po' di tutto abbiamo fatto, è stata una bellissima esperienza. Ci siamo molto divertiti anche perché essendo una casa di riposo c'è stato anche molto contatto con l'ambiente e con le persone. E molto sereno come luogo e bellissimo. Ho svolto questo progetto al museo, presso il museo. Ho aiutato i ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi l'8 dicembre con la loro bancarella. Ho fatto anche laboratorio per bambini e facevo le domeniche quando il museo era aperto. Ho lavorato in centro diurno con la Franca Fabris e la Trebbia Fabiola, le due operatrici. È stata un'esperienza entusiasmante. Non ho svolto attività particolari, ho fatto da animatore in quel che piace agli anziani, ho letto libri, è stata la cosa più entusiasmante, perché ho potuto leggere le cose che preferisco e giocare a tombole, leggere il giornale, accompagnarli in qualche camminata, tutte cose semplici ma che mi hanno riempito anche di contatto umano. È stata un'esperienza veramente unica e chissà, è stata veramente un'emozione grandissima. Ho lavorato per l'archivio, quindi ho catalogato i documenti, anche spostato in magazzino. Adesso stiamo lavorando con un archivista di professione e stiamo trasferendo l'archivio storico. Secondo me il progetto svolto dal comune è molto utile, comunque ti tiene impegnato, anche se magari in un momento non hai un lavoro e l'ambiente che si è creato è molto, molto bello, le persone sono simpatiche, ti aiutano. Personalmente ho incontrato dei riscontri anche a livello personale per quanto riguarda il mio percorso di studi. Servizio in comune è utile, interessante. Sempre un'esperienza, anche perché nel mio caso l'attività in archivio era inerente al mio percorso di studi. E di sicuro utilissimo per chi resta a casa o per chi non sa cosa fare non avendo un lavoro da svolgere. Questa esperienza naturalmente non soltanto come base, ma insomma ci ha aiutato anche a ritirarci su e a spingerci di nuovo e a pensare che c'è ancora speranza, quindi continuiamo ad andare avanti così.